Buongiorno e benvenuti a tutti, relatori ed ospiti. Voglio aprire questa conferenza di Tesori d'Italia ringraziando prima di tutto il senatore Marco Silvestroni, che purtroppo per impegni istituzionali non è potuto essere presente, ma che manda i propri saluti, che si è fatto promotore qui in Senato dandoci la possibilità di utilizzare questa bellissima sala conferenze per la presentazione di questo progetto. Ringrazio Riccardo D'Urso che mi ha coinvolta, ne sono molto onorata, Riccardo, e oltre che a tutti i presenti, che fondamentali per la riuscita di questo evento. Passo la parola a Riccardo per un saluto generale prima di entrare nel vivo della conferenza. Grazie Marina, buongiorno a tutti. Ringrazio il Senato che ci ospita e mi fa un gran piacere trovare qui istituzioni, imprese, amici, e ringrazio tutti davvero per essere arrivati fin qui, per il lavoro che si è svolto per arrivare fin qui, e quindi prima di iniziare poi questa presentazione ci tengo proprio a dire un grazie particolare a tutti, a tutto il team, sia in Italia sia in Giappone, che ha contribuito a questo. Quindi ringrazio Vito Lombardi, ringrazio Claudia Mele, ringrazio il nostro Annalisa Zitti del nostro ufficio stampa, ringrazio veramente tutti quanti. Oggi presenteremo un progetto che è già partito a febbraio di quest'anno e che andrà avanti fino al 2025, Expo 2025, perché la prossima esposizione universale sarà proprio a Osaka e sarà un momento molto importante per l'Italia. E noi stiamo lavorando per fare sistema, che è ciò che l'Italia deve cominciare a fare soprattutto all'estero, e fare sistema significa questo, significa avere a fianco le istituzioni, avere le imprese, avere le agenzie di consulenza, avere la stampa e avere le istituzioni collegate anche dall'altra parte del mondo. C'è l'ambasciatore Benedetti, che ringrazio in particolar modo per la sua presenza, così come Agostino Coppola, il presidente dell'Associazione Cuochi Italiani in Francia, e Tonio Lupo, che sono collegati da Vienna, che dopo interverranno. A questo punto lascio subito la parola all'ambasciatore Benedetti per il suo saluto istituzionale. Grazie. Grazie molto. Buongiorno a tutti. Saluto in particolare i rappresentanti delle istituzioni e delle aziende che partecipano oggi a questo evento. Sono veramente molto lieto di avere questa opportunità di porgere i miei saluti dal Giappone, anzi dalla ambasciata d'Italia in Giappone, che è veramente uno dei tesori italiani in questo paese, e prendere così parte a questo importante appuntamento di promozione del Made in Italy. Ringrazio Riccardo D'Urso e Tesori d'Italia per il progetto Verso Expo 2025 Japan e per tutta la straordinaria attività di sostegno e incentivo offerta alle aziende italiane all'estero e in particolare in Giappone. Infatti credo che l'azione di Tesori d'Italia, di questa brand di sistema per l'internazionalizzazione, che è volta a promuovere il patrimonio culturale e artigianale italiano, contribuisca molto a favorire lo sviluppo di nuove opportunità di collaborazione e aiuta e rafforza l'azione dell'ambasciata e dell'intero sistema paese nell'ambito dei rapporti culturali ed economici tra i nostri paesi. Certo, si rende quindi, dicevo, imperativo coordinare i nostri sforzi e fare sistema per garantire la massima visibilità e nuove opportunità di sviluppo alle nostre aziende in vista di Expo Osaka 2025. E quindi con grande piacere e interesse ho preso il coinvolgimento di diverse regioni e città italiane in queste azioni di promozione, che includono anche la prossima apertura a Tokyo di Galleria Italia, che sono capaci di abbracciare tutti i settori del Made in Italy. Da parte mia desidero confermare la piena disponibilità dell'ambasciata e di tutti gli enti e le istituzioni del sistema Italia in Giappone per proseguire la collaborazione con Tesori d'Italia,
non solo per il biennio 2023-2025, ma anche nell'ambito del sostegno alla candidatura di Roma nel 2030. Concludo con l'auspicio che il piano di promozione internazionale del nostro patrimonio culturale, turistico e artigianale elaborato da Tesori d'Italia possa fungere veramente da sprone e da modello per nuovi e molteplici progetti ambiziosi e possa aiutare a rafforzare ulteriormente la presenza italiana nei mercati asiatici e più in generale nel mondo. Grazie molto a tutti. Grazie ambasciatore. Grazie ambasciatore. Ambasciatore, ne approfitto per darle appuntamento a maggio, saremo lì a trovarla e volevo complimentarmi anche per il suo team, in particolare per Francesco Paolo Cannito che ha fatto veramente tanto per tutto questo. Grazie ambasciatore. Grazie molto, vi aspettiamo tutti insieme a maggio. Grazie. Bene, allora proseguiamo con Agostino Coppola. Buongiorno di nuovo ancora a tutti quanti. Quindi io voglio ringraziare sicuramente tutti i presenti per il Made in Italy all'estero, perché oggi come oggi è veramente complicato per noi purtroppo promuovere questo Made in Italy, perché specialmente in Francia ce l'hanno un po' con noi, però noi siamo forti e ce la faremo. Per questo evento con Riccardo sono veramente contento, perché certo andare in Giappone a esporre, cioè il Made in Italy in Giappone sarà una cosa veramente, noi siamo onorati di farlo. L'Associazione Italiana Cuochi è a disposizione per questo progetto e faremo tutto il possibile. Noi anche in Francia stiamo facendo un sacco di buone promozioni per questo evento e saremo a vostra disposizione. Grazie per tutto e a presto. Grazie Agostino. Allora, proseguiamo con un rappresentante delle istituzioni della Regione Lazio, il già consigliere regionale Antonella Origemma, che è stato appena eletto presidente del Consiglio regionale Lazio. Antonello, a te la parola. Io voglio innanzitutto ringraziare per l'invito sia la dottoressa Augello che il presidente dei Tesori d'Italia D'Urso. Penso che questi appuntamenti sono appuntamenti importanti soprattutto nella fase preventiva. Noi abbiamo un settore come quello del Made in Italy che muove qualcosa come oltre 2.200 miliardi di dollari l'anno. È un settore che non viene attentamente sviluppato dalle istituzioni, e mi spiego meglio. Prima chi parlava, penso era il rappresentante Coppola dei chef in Francia, noi abbiamo il settore vinicolo che è un'eccellenza mondiale, che non ha nulla di invidiare nessuno, che ha una produzione che è del 40-50% più di quello francese, ma ha un incasso che è esattamente la metà. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le nostre qualità non siamo bravi a venderle all'estero. Noi siamo una nazione che non è in grado di lavorare sulla quantità, noi siamo bravi a lavorare sulla qualità, e le nostre qualità non sono soltanto quelle dei prodotti agroalimentari o dei prodotti gastronomici, noi abbiamo un settore manufatturiero di alta manifattura che è stato svenduto ai più grossi marchi esteri, abbiamo delle eccellenze nel settore orafo, abbiamo delle eccellenze un po' in tutti i settori. Spetta a noi istituzioni essere in grado di affrontare questi momenti, mancano 2 anni, per supportarli adeguatamente. Le nostre aziende devono essere supportate adeguatamente nel cercare di essere messe in grado di poter vendere le proprie professionalità e le proprie capacità nel momento in cui si affianca questa esposizione del 2025. Per questo motivo stiamo provvedendo a realizzare una commissione speciale per Expo 2030, augurandoci che possa essere fatta a Roma, ma che sicuramente avrà anche il compito e l'obiettivo di poter promuovere le nostre aziende regionali per cercare di rendere questo momento non soltanto un viaggio per poter far
le proprie vacanze, ma renderlo un momento di diciamo di attività, cercare di portare il nostro marchio al di fuori dei nostri confini, esattamente agli antipodi, perché in Giappone vuol dire essere esattamente a circa 12 ore di volo, quindi forse anche 15, quindi esattamente agli antipodi del nostro globo terrestre, e quindi essere in grado di poter promuovere le attività. E per fare questo non è sufficiente organizzare un mese prima i biglietti aerei o portare il marchio della regione o il nostro tricolore, ma è un lavoro che va organizzato qualche anno prima per cercare di rendere quel momento il momento in cui si finalizzano e si concretizzano il lavoro che tante nostre aziende fanno nei tanti settori e nei tanti campi di attività, che riescono a svilupparlo con una qualità ed una capacità che secondo me non è uguali. Quindi dobbiamo uscire da quest'ottica dove insomma, spesso la nostra nazione o la nostra regione viene considerata diciamo come buontemponi che hanno poca voglia di lavorare. L'Italia è un paese in cui le capacità e la genialità dei nostri imprenditori, delle nostre attività non ha uguali al mondo. Io ho fatto l'assessore al Comune di Roma ai trasporti e ho visitato tantissime capitali dove le nostre aziende realizzavano le metropolitane, la Salini Costruzioni, Ansaldo, Astaldi, Condotte, dai paesi asiatici fino a Riyadh in Arabia, a Copenaghen, a Varsavia, a Istanbul, e sicuramente non vanno a realizzarle lì perché hanno conoscenze, ma vanno lì perché hanno capacità. E quindi noi dobbiamo lavorare in questo campo e dobbiamo continuare a valorizzare le capacità delle nostre aziende in tutti i settori. E quindi benvengono manifestazioni come queste di questa mattina, che siano propedeutiche ad avere lo spazio e il tempo necessario per poter presentare al meglio le nostre capacità, e così stiamo facendo in Regione. Poi avremo modo anche di confrontarci, perché la commissione speciale che stiamo realizzando, è vero che è Roma 2030, Expo 2030, ma sicuramente il 2025 abbiamo intenzione come istituzione di essere presenti, ma soprattutto di portare in presenza le capacità delle nostre imprese. Grazie, grazie. Allora, passo adesso la parola alla rappresentante Expo, la dottoressa Elena Sgarbi, che è la rappresentante per l'Italia per Expo 2025 in Giappone. Grazie molte. Innanzitutto un veramente caloroso ringraziamento al dottor D'Urso per l'invito a essere qui con voi oggi. È un'occasione che reputo assolutamente fondamentale, perché come commissario aggiunto per Expo Osaka 2025, per la partecipazione italiana naturalmente, sono assolutamente consapevole che, come è già stato detto, l'importanza di una manifestazione come un'esposizione internazionale per il sistema paese non poggia solo sui 6 mesi di durata dell'evento, ma anche e per certi aspetti soprattutto per il periodo di avvicinamento e per quello, diciamo, successivo. Quindi garantire continuità, serietà e organicità alla partecipazione italiana a eventi di questo tipo è essenziale per far sì che il nostro sistema paese, il Made in Italy, possa venire rappresentato non solo al meglio, ma nella maniera più efficace possibile per tutti i suoi componenti. Quindi grazie veramente per questo invito, che mi fa veramente molto piacere. Un caloroso saluto anche a tutti i partecipanti qua venuti in questa bellissima sala, che davvero fa onore all'evento. E per non far perdere tempo e togliere spazio agli altri partecipanti, vado subito al punto. Io ritenevo utile per tutti voi dare magari qualche accenno a quello che è Expo Osaka Kansai 2025 in termini di tematiche, di filoni che gli organizzatori intendono perseguire, e poi fare un attimo il punto su quella che è la partecipazione italiana a questo evento. Quindi, come è già stato detto, nel 2025 Expo si terrà a Osaka,
dal 13 aprile al 13 ottobre, quindi i consueti 6 mesi si declineranno in questo periodo. La location che è stata scelta è un'isola artificiale che si chiama Yumeshima, nella baia di fronte a Osaka, e quindi anche molto suggestiva, in quanto consente un incontro di cielo, terra e mare che con la poetica giapponese ci è stata descritta in maniera efficace, ma credo che offrirà anche uno spazio molto suggestivo per presentare al meglio anche il nostro padiglione. Il tema di questa esposizione sarà disegnare la società del futuro per le nostre vite e avrà poi una serie di sottotemi che vengono declinati da tutti i partecipanti, ovviamente con particolare accenno all'uno all'altro. Saving lives, quindi proteggere e salvare le vite degli individui. Empowering lives, quindi valorizzare le vite degli individui e espandere il loro potenziale. E connecting lives, potenziare il capitale sociale e la partecipazione degli individui generando comunità, e questo credo che sia il punto chiave. Verranno poi sviluppati anche 8 progetti particolari realizzati attraverso padiglioni tematici con il coinvolgimento di imprese, ONG e istituzioni. Ve li dico rapidamente per dare comunque un chiaro segnale a quello che è il focus che da parte giapponese si vuole dare a questo evento. Forging Lives, Resonance of Lives, Quest of Lives, Totality of Life, Embracing Lives, Cycle of Lives, Amplification of Lives and Invigorating Lives. Nell'ottica degli organizzatori giapponesi, Expo 2025 Osaka Kansai vuole essere un laboratorio vivente per la realizzazione del piano Società 5.0, che è stato lanciato dal governo giapponese con l'obiettivo di realizzare una super smart society che faccia leva sull'utilizzo trasversale delle nuove tecnologie, quindi big data, robotica, Internet of Things, intelligenza artificiale, per rispondere ai bisogni delle società e degli individui, mettendo al centro di tutte le dinamiche economiche e sociali la persona. Inoltre, attraverso la sperimentazione di questo modello Società 5.0, questa edizione di Expo intende fornire l'opportunità di fare un bilancio sugli sforzi intrapresi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e immaginare una società del futuro che vada idealmente al di là degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Credo che questo sia un aspetto importante, perché ricordo che questi obiettivi sono stati lanciati da Expo Milano 2015 e nell'ottica auspicabile, tutti noi veramente desideriamo realizzata, di Expo Roma 2030, questo garantisce anche un filone di continuità che certamente mette l'Italia in una posizione privilegiata. I giapponesi si aspettano una partecipazione di oltre 28 milioni di visitatori, quindi stiamo parlando di numeri importanti, la maggior parte dei quali naturalmente giapponesi o comunque provenienti dall'area dell'Indo-Pacifico, con un 3 milioni e mezzo diciamo di visitatori stranieri da altre aree, quindi insomma nomi e numeri altamente significativi. Vengo alla parte italiana. Il governo italiano ha formalizzato la nostra partecipazione a questa iniziativa nel novembre del 2021 attraverso il canale ovviamente ufficiale della nostra ambasciata a Tokyo, e poi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno del 2022 è stato formalizzato, istituito il Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana a Expo 2025. Ho avuto il piacere e l'onore di venire scelta per questo incarico. In questo momento siamo in fase di formalizzazione della nomina del nuovo commissario generale, che comunque avverrà a breve. Allora, all'Italia è stato preassegnato un lotto A9, ma il numero e il nome vi dice poco, ma quello che è veramente significativo è che tra i più grandi dei lotti previsti per i padiglioni nazionali ed in una posizione molto favorevole per quel che riguarda la visibilità e l'impatto visivo. Con la firma del contratto di partecipazione che è avvenuto lo scorso dicembre, l'Italia quindi ha avuto l'assegnazione definitiva del lotto ed è il 12° paese ad aver firmato
questo contratto di partecipazione in anticipo rispetto alla scadenza. La cosa non stupisce perché Italia e Giappone sono legati da un rapporto di amicizia che dura da oltre 150 anni, ci accomuna la partecipazione a realtà fondamentali come G7, G20, OCSE e naturalmente sono di grandissima rilevanza i rapporti bilaterali in termini di cooperazione economica, politica, di contatti people to people e naturalmente collaborazioni scientifiche. In tutto questo credo che pertanto ci troviamo in una condizione molto favorevole e ovviamente anche in una condizione di responsabilità per fare di questa partecipazione italiana qualcosa di cui essere fieri e che possa colpire i nostri visitatori. Torno un secondo al tema generale di Expo Osaka 2025 perché poi arriverò a descrivere un po' la declinazione che intendiamo dare come Italia. Abbiamo detto che il tema è disegnare le società del futuro per le nostre vite, quindi leggendo questo tema vediamo che l'obiettivo non è quello di declinare le nostre vite al futuro, bensì il futuro alle nostre vite, quindi di fatto vediamo un cambiamento anche significativo nel modo di prospettare le dinamiche della civiltà contemporanea, riportando al centro dello sviluppo e dell'innovazione la persona. Dicevo, è un cambiamento, un'innovazione rispetto alla declinazione della società contemporanea in generale, ma non è una novità per l'Italia. L'uomo al centro del progresso è qualcosa che l'umanesimo e il Rinascimento hanno già realizzato per quel che riguarda la nostra cultura. E in questo contesto credo che quindi come Italia abbiamo una facilità e una ricchezza delle modalità di declinazione di questo tema molto significativo. Quindi il tema scelto, perché doveva essere scelto dal nostro paese per questo, è l'arte rigenera la vita. Per quale ragione? Perché nella storia l'arte ha già mostrato di essere un ponte tra creatività e scienza, tra innovazione e tradizione, tra cultura e apertura al nuovo, tra ricerca, sviluppo e ambiente. Pertanto ci sembra uno strumento molto utile, molto efficace, come diciamo linguaggio che declina questo connubio e questa forte indipendenza tra esseri umani, natura e tecnologia, che è la chiave interpretativa di partenza su cui poi raccontare al mondo come l'Italia disegna o immagina di disegnare la società del futuro per le nostre vite. Ovviamente passato, presente e futuro si intersecano perché questo dialogo tra natura, società umana e innovazione fa parte della civiltà e pertanto è già stata affrontata in maniera diversa e noi la vogliamo raccontare, ma con un occhio naturalmente molto presente verso il futuro. Quindi mettere insieme la memoria storica ma anche la visione del futuro e, attraverso ovviamente il meglio dell'Italia che si declina in moltissimi settori. Quelli tradizionali attraverso cui l'Italia è conosciuta e ammirata al mondo, dal mondo, quindi naturalmente pensiamo all'agroalimentare, pensiamo naturalmente alla moda, pensiamo al design, pensiamo al turismo come vettore di conoscenza e contatto tra i popoli, ma l'Italia e l'eccellenza italiana è molto più di questo e peraltro proprio nei rapporti con il Giappone noi abbiamo delle eccellenze in settori che sono chiave per il futuro, quindi certamente saranno al centro della nostra attenzione le scienze della vita, l'aerospazio, la meccatronica, la robotica umanoide, la sostenibilità e quindi anche il discorso energetico in questo contesto, la transizione energetica, big data, intelligenza artificiale, cioè c'è una realtà dell'Italia che il mondo spesso non conosce. Il brand Italia, che è vincente ovunque, è però troppo spesso solo relegato ad alcuni settori, che per carità sono assolutamente essenziali,
ma non sono gli unici che ci rappresentano. Quindi questa sarà per noi anche l'occasione di portare al mondo una visione più ampia e completa di quello che è il meglio del Made in Italy. Molto brevemente, al di là di questa rappresentazione, per noi sarà assolutamente essenziale fare di Expo un'occasione veramente significativa di business. Quindi portare il Made in Italy nelle sue diverse componenti, nei momenti anche più efficaci, a contatto con potenziali clienti o partner, stabilire B2B e fomentare possibilità di partnership in questo senso sarà un pilastro della nostra partecipazione, per la quale naturalmente contiamo su una collaborazione già avviata e molto efficace con la nostra ambasciata a Tokyo, il Consolato Generale a Osaka, gli istituti di cultura, ma anche con realtà essenziali del Made in Italy con cui stiamo lavorando per arrivare a accordi che aiuteranno la partecipazione anche di quelle imprese medio-piccole che magari non hanno l'esperienza o, come dire, gli strumenti per poter approcciare un mercato onestamente complesso come quello nipponico. Quindi stiamo lavorando con ICE, stiamo lavorando con SACE, con SIMEST, con Cassa Depositi e Prestiti per fornire tutti questi strumenti e far sì che il Padiglione Italia a Expo Osaka 2025 sia una sorta di avamposto del Made in Italy che offra al nostro tessuto produttivo, culturale, scientifico, l'opportunità di crescere ulteriormente e di mostrare la sua immensa ricchezza. Grazie per l'invito, grazie per l'attenzione e spero arrivederci a presto. Grazie alla dottoressa Sgarbi per la ne approfitto, Maria, scusami, perché è riuscito a collegarsi da Tokyo il presidente Fumihide Ando del gruppo Balney Barbie, nostro partner di sistema in Giappone e gruppo quotato in borsa. Dovete sapere che solo il 4% delle aziende giapponesi è quotata in borsa. È un gruppo che è partito dalla ristorazione, ora ha più di 100 ristoranti su tutto il mercato giapponese, ma ovviamente si sta ampliando anche a tutta una serie di altri settori, e adesso quindi ci sarà il saluto del presidente Ando, che ringrazio. Ando-san, dozo. Buongiorno. Piacere, sono Ando. Sono Ando Fumihide, presidente di Balney Barbie. Confermo Miss Fotor a Teresoso di Italia. È un piacere lavorare con Italia. Ricky, 通訳してもらっていい? Hai, dozo, hai. Mi permetto di tradurre, però okay, ho fatto il saluto iniziale. Hai, hai dozo. Watashi wa Nihon de yaku 100 ken no restaurant o yattemasu. In Giappone abbiamo più di 100 ristoranti. Hai. Sono naka ni Napoli ni aru Pizzeria da Michele no omise mo Nihon de yattemasu. E sono il licenziatario in Giappone della pizzeria storica di Napoli da Michele. なぜ そのお店をやったかというのは、決してお金儲けをしたいわけではありませんでした。 Il motivo per cui hanno deciso di investire sulla pizzeria da Michele non era per fare business, semplicemente per fare business. そのお店をやりたかった理由は、イタリアの本当の食文化を日本に持ってきたかったからです。 E perché volevano portare in Giappone la vera tradizione della cucina italiana, in questo caso napoletana. 当然使っている食材はすべてイタリア、ナポリから送ってもらっています。 Tutte le materie prime sono tutte importate direttamente da Napoli, dall'Italia. それだけではなくて、日本はピッツァをシェアする文化ですが、イタリアでは一人一枚食べます。 In Giappone la pizza viene divisa, invece in Italia ne mangiamo una per anche due. E hanno iniziato così, per poi. イタリアの人たちはエスプレッソを3口でかっこよく飲みますが、日本人はちょぼちょぼちょぼちょぼ5ユーロも払って飲んでます。 In Italia noi beviamo il caffè in tre sorsi, e in Giappone ci mettono un po' più di tempo e spendono 5 euro. 私は本物のイタリアの食文化を日本に届けたくて、お店では
そのようなイタリアと同じスタイルでお店をやっています。 E quindi hanno aperto le pizzerie proprio per far capire come si mangia veramente la pizza e come si beve il caffè. 今回の大阪万博やプロジェクトで本物のイタリアの文化が日本に伝わることを僕はすごく楽しみにしています。 Adesso veramente non vedono l'ora, letteralmente, di poter promuovere l'Italia attraverso Expo 2025.ここにいる皆さんのお力でこのプロジェクトは199%成功すると思います。 Se collaboriamo tutti quanti insieme al 99% avremo successo. それを100%にするアドバイスはたった一つです。 Hai, per fare, per raggiungere il 100% ho soltanto un consiglio. Hai. Nagaku partner o yatteiru Gio no Ricky o wakai josei ni boku ni kaete kureru koto desu. Gio no Ricky no partner janakute wakai italiano josei o boku no partner ni kaete kuretara 100% kusekou shimasu. Detto che se cambia la partnership con me con una bella ragazza italiana sicuramente avrebbe il 100% di successo. っていう冗談を言えるくらい私とリッキーは日本でもう何年も前から本当のイタリアの文化をどうやって日本に広げるかを考えてきましたので、これからも少しでも皆さんの力になれるように頑張ります。日本で待ってます。あ、parte di scherzi, tanti anni che lavoriamo insieme, studiamo come poter portare in maniera continuativa di successo l'Italia in Giappone. È arrivato il momento di poterlo fare tutti quanti insieme e quindi vi aspetta, ci aspetta tutti quanti in Giappone. Questa è quasi una minaccia, quindi preparatevi i passaporti. Grazie Ando-san. Grazie. Oh. Grazie, thank you. Volevo far fare un ultimo intervento a Tonio, se possibile, chef Tonio Lupo dalla Francia, che è il nostro partner di sistema lì e che è molto più sulla parte proprio commerciale, oltre che di sistema, che è quella rappresentata istituzionale invece dal presidente Agostino Coppola. Vai Tonio. Buongiorno a tutti, un caro saluto tricolore dalla città di Vienne a sud di Lione, una città gallo-romanica. Dunque Lione, capitale della gastronomia francese, dunque doppia sfida per noi per incantare il nostro Made in Italy insieme alla Federazione Italiana Cuochi, Associazione Cuochi Italiani in Francia. Dunque cerchiamo sempre di portare il nostro savoir-faire, il nostro saper fare dunque italiano qui in Francia, dunque c'è una sfida enorme per noi. E soprattutto di difendere il nostro Made in Italy, soprattutto i nostri prodotti, facendo attraverso il Tesoro d'Italia, si cerca sempre di trovare dei produttori, dunque, produttori italiani di un certo prodotto, di un certo livello, per riuscire a impiantarci qui sul territorio francese. In primis con il vero prodotto italiano, perché questa è anche un'altra lotta quando si è all'estero, e poi col nostro saper fare cercare di mantenere il livello della cucina italiana nel mondo e qui in Francia, specialmente qui in Francia che c'è anche il Salone Internazionale del Syrah dove si svolge il Bocuse d'Oro. Dunque, differenti paesi di tutto il mondo partecipano a questo evento molto importante. E noi, come Associazione Cuochi Italiani, abbiamo ospitato il Team Italia 2 anni fa, insieme alla Federazione, per giustamente promuovere e far vedere che l'Italia c'è a livello gastronomico. Dunque, abbiamo avuto un 10° posto su 74 paesi partecipanti e 24 finalisti, dunque una cosa molto importante per noi, e soprattutto che il reparto pasticceria ha vinto il Bocuse d'Oro, dunque come primo posto, non la medaglia d'oro. Tutto questo per dire, ascoltavo prima, se non mi sbaglio, era l'assessore Regione Lazio e anche la signora commercialista, che condivido molto pienamente il loro discorso, perché fare del Made in Italy all'estero è molto
è molto, molto importante e molto difficile. Dunque per noi italiani che siamo qui risentiamo la nostra, se posso esprimermi così, italianità tutti i giorni. L'Italia ci manca tutti i giorni, a partire dal mattino quando si beve il caffè. Sono piccole cose, ma quando si vive all'estero da tanti anni si può capire tutto questo. Ed è vero che fare gruppo, stare tutti insieme nelle differenti promozioni che si fanno all'estero, come Riccardo ben fa, è riuscito anche a metterci tutti nella stessa idea, a tirare tutti nella stessa direzione, con differenti prodotti, differenti persone che mi ha fatto anche conoscere. Siamo riusciti qui in Francia ad avere comunque sì un'impronta molto importante, e siamo solo all'inizio, perché insieme a Agostino, il mio caro presidente dell'Associazione Ponti Italiani, lui sa quanto si lotta tutti i giorni per promuovere insieme alle differenti camere di commercio italiane, insieme alle differenti istituzioni ICE che sono presenti qui dunque in Francia. Si cerca di promuovere il nostro bellissimo paese qui in Francia, che non è cosa facile, ve lo garantisco. Grazie Tony, grazie. Grazie a voi. Allora, prima di passare la parola a Riccardo per la presentazione del progetto Tesori d'Italia, vorrei lasciare la parola al collega dottor Filippo Invitti, presidente dell'Associazione Vicina, per un saluto. Grazie. Bene, grazie, veloce, perché chiaramente il tema principale deve essere quindi ben trattato da Riccardo, che ringrazio e che a quale auguro chiaramente il miglior successo di questa iniziativa, che come abbiamo sentito incontra quello che è un po' il progetto del nostro sistema da paese. Ebbene, io faccio il professionista insieme alla collega, mi occupo di internazionalizzazione praticamente da sempre. Se avrò l'onore e il piacere di essere presente anche in Giappone, sarà il quarto Expo a cui insomma cercherò di dare il mio contributo. Il primo è stato quello di Shanghai nel 2010, poi abbiamo avuto quello in casa di Milano e poi l'ultimo di Dubai. Allora, due punti che sicuramente volevo lasciare all'attenzione dell'uditorio. Il primo è quello della necessità di fare rete. È fondamentale che le imprese, soprattutto proprio perché piccole, italiane, abbiano l'attenzione a unirsi, perché comunque l'abbiamo visto anche nello sport, quando l'Italia gioca bene in squadra vince, e quindi diciamo la tematica del piccolo bello che diciamo ha animato per tanti anni un po' l'idea dell'economia del nostro paese, io l'ho rielaborata da tempo in piccolo e piccolo. Quindi è necessario sicuramente favorire le aggregazioni, questo messaggio ovviamente è rivolto anche agli attori istituzionali. La dottoressa Sgarbi ha indicato il tema del padiglione Italia, l'arte rigenera la vita. Mi viene in mente, in continuità con quello che è stato il tema di Dubai, dove era la bellezza che unisce le persone, quindi sicuramente l'Italia trova nella cultura un elemento di aggregazione importante. E su questo quindi dobbiamo un po' ispirarci, anche le imprese presenti chiaramente dovranno pensare all'aspetto culturale. Promuovere il Made in Italy significa sicuramente promuovere in primis il modo di vivere italiano. Un altro cenno è invece alla possibilità di andare a conoscere, quindi diffondendo anche un po' noi professionisti l'informazione degli strumenti che il sistema paese mette a disposizione. SIMEST, agenzia governativa, sta per lanciare da maggio un piano importante di incentivi alle imprese, che io suggerisco sicuramente di cogliere. Il progetto Impatto Impresa, che diciamo raccoglie per i prossimi due anni gli obiettivi che il sistema Italia vuole dare alle imprese come contributo,
a quattro pilastri, sono la sostenibilità, la digitalizzazione, le imprese e il territorio. Ebbene, su questi quattro elementi bisogna cercare di far convergere l'azione delle imprese italiane. Ultimo punto, noi professionisti possiamo avere un ruolo importante di cinghia di trasmissione, e lo stiamo facendo anche in questa giornata, tra le imprese piccole che conosciamo e frequentiamo quotidianamente e il sistema istituzionale. È stato citato dall'ambasciatore d'Italia, ovviamente l'apporto che la diplomazia economica ha già sicuramente dato a questo progetto Tesori d'Italia, e sono certo che altrettanto sono pronti a fare agenzia ICE e, ripeto, SIMES insieme anche a SACE. Quindi il messaggio che io lascio è che il progetto Tesori d'Italia, che è un progetto che so al quale Riccardo D'Urso lavora da tanti anni, possa in qualche modo essere la sintesi di quella che l'eccellenza italiana rappresenta, e portando però insieme anche tutto quello che il paese Italia può sicuramente dare alle nostre imprese e alla nostra economia per un sicuramente importante rilancio. E quindi ci vediamo tutti in Giappone. Grazie. Bene, allora adesso Riccardo, la parola a te e a Marco Poletti per la presentazione di questo progetto che siamo tutti... Sarò rapidissimo, in realtà la slide, ti ringrazio Maria, io ringrazio veramente tutti per le parole che avete speso, perché la slide più importante da vedere era questa, quella che avete, a cui avete assistito per un'ora, era veramente la slide più importante. Il collegamento del Presidente Ando dal Giappone è stato incredibile, pensate che i bilanci in Giappone, l'anno fiscale si chiude il 31 marzo, cioè, e poi quindi era in pieno CDA, era appena aveva finito, non so come abbia fatto a collegarsi, però i giapponesi quando fanno una promessa la mantengono. E anche noi, devo dire, anche noi, quando ci impegniamo, siamo così. Quindi. E, sarò molto rapido. Il progetto Verso Expo 2025 è diviso in due tronconi. Uno, puramente editoriale. Cioè un lavoro e un percorso che partirà ufficialmente adesso e che riguarda, vado direttamente al dunque, la prima slide. Il primo percorso è questo, ci sono 44 gemellaggi tra Italia e il Giappone che coinvolgono città, province e regioni, e noi faremo questo tour in Italia e in Giappone che riguarderà tutte e 44 le città, le province e regioni. Quindi sarà un percorso editoriale che però sarà di promozione territoriale, di promozione culturale, di promozione poi alla fine a 360 gradi. E iniziamo proprio da maggio celebrando il primo gemellaggio, che è quello tra Napoli e Kagoshima, che si celebra proprio il 3 maggio, e iniziamo questo percorso che durerà 2 anni e che ci porterà poi all'esposizione del Universale. Il lavoro di questi 2 anni di lavoro porteranno a 3 edizioni speciali di Tesori d'Italia dedicate proprio ai 44 gemellaggi, una che pubblicheremo nel 2024, una nel 2025, una nel 2026, 15-15 e quello che è gli altri. Quindi e sarà un'edizione in italiano e in giapponese che contiamo di distribuire sia in Italia sia in Giappone. E, la seconda parte del programma è il programma di certificazione dei Tesori d'Italia in Giappone. È un sistema che noi abbiamo già avviato in Italia, abbiamo circa 50 strutture certificate, ci sono dati dei parametri fondamentali che riguardano soprattutto la qualità, l'affidabilità, la capacità di fare rete e di promuovere il territorio. La certificazione è gratuita, non chiediamo nulla, neanche di prendere prodotti o altro, è proprio una questione di qualità. E ogni tesoro che viene certificato diventa un faro sul territorio, perché ci può indicare, suggerire e presentare altre realtà certificabili. Abbiamo iniziato il programma di certificazione internazionale, il primo tesoro italiano all'estero, italiano nel mondo, è appunto Terra e Sapori, l'Accademia della Cucina Italiana di Chef Tonio Lupo, che si è collegato poc'anzi. Quindi questo è un programma che porteremo avanti, e l'altro è quello di attività promozionali che riguardano proprio l'arte, la cultura, il turismo, l'enogastronomia, l'ecosostenibilità, artigianato e antichi mestieri. Questo è il percorso editoriale per il quale abbiamo ottenuto il patrocinio da quasi 10 regioni in tutta Italia, da tante città, ne stanno arrivando anche degli altri, e contiamo ovviamente di arrivare a un numero sempre più importante per dimostrare al Giappone quanto anche l'Italia sia capace di fare sistema.
Il programma commerciale invece, quello di 2023-2025, parte dal food. Avete sentito, abbiamo coinvolto quasi tutti i personaggi riguardo il food, ma che porterà poi anche al design, ora capirete anche in che modo, alla moda, alla nuova tecnologia, a tutti gli altri settori. Abbiamo una serie di brand ambassador che ci rappresentano e abbiamo messo insieme dei partner di sistema, dei partner proprio che ci consentono di offrire un servizio a 360 gradi, ciò che proprio occorre per portare l'Italia nel mondo. E siamo partiti da una prima missione imprenditoriale in Giappone, a Tokyo, per il WT Food Expo, e per fare un primo step, per fare poi degli incontri istituzionali. Quindi abbiamo incontrato il Francesco Paolo Cannito, che è il responsabile dell'ufficio di affari economici e commerciali dell'ambasciata d'Italia a Tokyo, e la dottoressa direttrice Erika Di Giovancarlo, che doveva essere collegata ma ha avuto altri impegni molto 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 importanti, ma ci teneva moltissimo. E vi confermo che anche l'Italian Trade Agency, quella che prima era Alice, ha confermato il patrocinio per questa iniziativa. E quindi incontri istituzionali per presentare il progetto e poi hanno portato alla giornata di oggi. Il prossimo step è maggio. Dal 20 maggio al 6 giugno abbiamo una seconda missione imprenditoriale per incontrare il gruppo Barney Barbi, il presidente Ando, che sta creando una squadra per portare insieme l'Italia in Giappone, interagire, collaborare con le istituzioni, con gli altri partner commerciali in Giappone, la W Japan, che è la società che sarà fa da holding per tutto questo progetto, e andremo lì a pianificare due attività. La prima, il Japan Tour di Tesori Italia per il food and beverage nei ristoranti del gruppo Barney Barbi. Noi l'abbiamo fatto già, io ho rappresentato per 5 anni il consorzio del Grana Padano in Giappone, e abbiamo fatto proprio questo, abbiamo fatto il Japan Tour del Grana Padano, da quello che era Parmesan, hanno cominciato a capire, pensavano che il Grana Padano fosse un sottobrand del parmigiano reggiano. Poi hanno capito dopo qualche anno che c'era questa cosa qui, cos'era il Grana Padano, e non per fare pubblicità, però una delle cose che poi mi ha portato a decidere di fare il sistema in questo modo è questa. Abbiamo messo dopo 3 anni insieme il consorzio del Grana Padano e il consorzio del prosciutto di Parma, un progetto bellissimo che abbiamo vinto la comunità europea, abbiamo avuto una cifra molto importante che era divisa tra il Giappone e l'Italia. La cosa che mi ha proprio molto stressato è che l'appalto è stato affidato a un'azienda francese in Giappone, e non è giusto che non siamo in grado di avere una realtà in Giappone, ma in tutto il resto del mondo, capace di poter gestire gli appalti del Made in Italy. Erano due consorzi importantissimi. Quindi ci siamo trovati noi e il gruppo Asahi, che gestisce il Grana Padano, a dover dipendere dalle disposizioni francesi. Detto ciò, andiamo avanti, pianificheremo questo e il Japit, che sarà la prima fiera del design, il fumetto dopo, la prima fiera del design italiano-giapponese, che contiamo di realizzare nel 2024, a maggio del 2024, il fumetto lo saltiamo. E a questo proposito vi introduco, vabbè dai, allora faccio anche questo passaggio qui e poi faccio parlare Marco. Saremo poi a ottobre una terza missione imprenditoriale per il discorso del metaverso, perché stiamo lavorando a un progetto del metaverso molto importante. Non so se abbiate sentito, è stata realizzata in Giappone la prima stazione ferroviaria nel metaverso. Uno prende la metro, siamo a Piazza di Spagna, dobbiamo andare a Battistini, mentre siamo lì col cellulare entriamo nel metaverso, troviamo del capi di abbigliamento, una bottiglia di vino, la compriamo, arriviamo a Battistini, scendiamo e troviamo in un box quello che abbiamo acquistato, per dirvi. Quindi parteciperemo al discorso del, stiamo lavorando per entrare nel mondo del metaverso giapponese. Quarta missione imprenditoriale a dicembre, apertura di Galleria Italia, che sarà l'ufficio di coordinamento di tutte le attività che porteremo avanti. Ma soprattutto c'è il discorso del Japit, di questa fiera che faremo a Nagoya, che non so quanti voi sappiano è nominata città del design UNESCO, e a questo proposito con chi la realizzeremo? Con DNA Made in Italy, Marco Poletti, che adesso vi presento e che parlerà. Grazie. Buongiorno a tutti. Sarò molto veloce perché mi arrivano dei segnali di stringere i tempi. Sono veloce di corsa, così stiamo anche
nei tempi indicati. Sono un architetto e un designer che ha sempre accompagnato le aziende disegnando collezioni, immagine e comunicazione e via dicendo. Nel 2009 c'è stata una grossa crisi che ha drasticamente ridotto i fatturati delle nostre aziende e sono passato da collaborare con le aziende e quindi da potenziali clienti con cui interagire a diventare partner attraverso un progetto che si chiama DNA Made in Italy, è un brand che nasce nel 2010 e che sostanzialmente sfrutta come partenza le fiere e questi strumenti con cui le aziende si internazionalizzano in un modo diverso, con un format completamente nuovo ai tempi, oggi ormai è acquisito. Quello che un architetto, attraverso un progetto emozionale, prende uno spazio direttamente lui, quindi anche cambiando gli statuti delle fiere, e lo ricondivide andando all'estero, cercando insieme alle aziende di trovare nuove opportunità attraverso sinergie e ottimizzazione dei costi. Prima raccoglievo, prima delle fiere, oggi invece investo con le aziende. Tutto questo è durato 13 anni, andando in giro per il mondo, da Londra a New York e via dicendo, Dubai, li abbiamo fatto fino a 30 fiere, collaborando con più di 300 aziende nel mondo del design. Questo format, che rappresenta sostanzialmente un temporary, ha avuto poi un blocco. I risultati sono stati eccezionali perché le aziende trovavano, ottimizzando costi, non solo sinergie, ma soprattutto perché le aziende coinvolte dovevano essere una per tipologia, non concorrenti tra di loro. Fondamentale quindi fare il progetto nel progetto a priori e non semplicemente creare un modello emozionale di una suite, di un albergo, quello che era. Successivamente questo strumento, che ha navigato in giro per il mondo per 13 anni, nel 2020 ha avuto un blocco, per poi ricominciare con un format più evoluto attraverso la collaborazione con un general contractor importante, forse più importante in Italia, che abbiamo Erenco, è presente in 14 paesi, dove siamo passati da un pensiero temporary a un pensiero permanente, dove abbiamo una fiera permanente dove le aziende possono sfruttare in questo building, Kazakistan, ad Almaty, lo spazio per poter sviluppare il loro lavoro, e uno showroom evoluto perché in loco c'è una vera e propria attività commerciale che permette già una vendita non sostitutiva ma complementare. Questo format si è sviluppato su tre livelli nel building, proprietà anche di Renko, anche in questo, e quindi ha avuto sia nel terzo piano design e architettura, nel secondo fashion and beauty e nel terzo food and beverage. Quindi questo modello, che all'inizio è partito solo con un settore, ormai ha preso forma e è diventato una macchina che sfrutta da una parte le fiere e dall'altra gli spazi permanenti, e adesso nel mondo ce ne sono molti che possono essere accolti. Vado velocissimo perché mi fanno segnali dall'alto. Esempi sono molti lavori presi, non per ultimo l'ambasciata ad Astana che ho disegnato, e anche l'Istituto Italiano di Cultura Estera, non so se il 86esimo o 87esimo, che sarà aperto a fianco proprio a DNA Made in Italy. Quindi una trade union tra quello che è la parte culturale e anche la parte di business, quindi un ottimo concetto che si diceva prima per poter portare le nostre aziende a livello internazionale. Per far tutto questo, e stringo e chiudo, ci sono state delle attività a più livelli, sia in termini di crew, che hanno portato a internazionalizzare anche con un general contractor come Renko questo progetto a Tashkent in Uzbekistan, anche compagnie aeree come Neos, che ha aperto Milano Almaty a fronte proprio di questo progetto, perché ha intravisto che una linea low cost poteva interpretare una parte di linea business più cargo, 3 euro al chilo è una cifra accessibile per poter portare prodotti di fashion direttamente in loco, e quindi hanno visto lungo, il 6 luglio mi sembra, se non ricordo male, il 2009, ha avuto questo tipo di, c'è stata l'inaugurazione.
ad accogliere anche altri eventi come la Italian Design Day, dove proprio nel 2020 sono stato nominato come ambasciatore del design in Kazakistan, per stringere in pratica da potenziali clienti con le aziende diventiamo partner per darci delle opportunità ed effettivamente ogni volta che ci muoviamo in tutti questi anni abbiamo veramente ottenuto dei risultati incredibili. Quindi l'internazionalizzazione, quando si unisce la cultura al concetto di business fatto in modo corretto, porta realmente a dei risultati. Sono stato veramente rapido e spero di non essere uscito nei tempi. Grazie. Il programma si concluderà con il... noi faremo questa azione a Tokyo, a Nagoya, e poi ci sarà il JAPIT, che sarà questo evento riservato a 25 imprese che stiamo concertando appunto con i partner giapponesi, con le istituzioni a Tokyo, con la dottoressa di Giancarlo, e che sarà un piacere poi condividere veramente con tutti, perché c'è un grande interesse a far sì che si crei un qualcosa da qui al 2025 che poi rimanga, perché Yumeshima, una volta finito Expo, si smantella tutto, non resta più niente. Quindi il nostro obiettivo è aiutare proprio tutto il contesto istituzionale, imprenditoriale del Made in Italy a creare qualcosa di continuativo e stabile in Giappone da poter poi sfruttare dal 2026 in avanti. Grazie a tutti. Grazie. A te Maria per la chiusura. Volevi chiudere lei? Dai, vuoi chiudere tu, Elena? Eh? Allora, io dai, credo che questa presentazione sia stata di enorme interesse per tutti quanti, non ultima la sottoscritta, perché come dicevo prima non miriamo a presentare il Made in Italy nell'ambito del padiglione italiano solo per 6 mesi, ma è importante dare continuità prima e dopo, quindi molte iniziative di grande interesse, tanto lavoro da fare, sì, per tutti, però credo che questa sia anche una sfida meravigliosa e bellissima che sono certa porterà anche risultati straordinari. Il Giappone è un paese complesso, dalla ricchezza culturale enorme, sofisticata, ma molto diversa. Io ho avuto la fortuna di lavorare in ambasciata a Tokyo per 4 anni e la sensazione che ho avuto dal primo momento in cui sono atterrata lì al momento in cui sono risalita su un aereo è quella di essere atterrata su un altro pianeta. Rimane questa sensazione, ma è un pianeta meraviglioso e che ama l'Italia. Credo che questo poi sia un altro degli ingredienti essenziali che da una parte può facilitare dal lavoro, dall'altra ci dà una responsabilità maggiore, perché il Giappone si merita il meglio che l'Italia può offrire e che siamo in grado di dare. Quindi buon lavoro a tutti.